minuti, d'accordo. Grazie Presidente, anch'io intervengo come d'avore a fine seduta. Il gruppo di Fratelli d'Italia prende atto delle dichiarazioni della Lega e del suo capogruppo, però vorremmo ricordare, mi dispiace che l'Aula ormai sia vuota, che noi sono mesi che combattiamo sul Green Pass, sono mesi che il gruppo di Fratelli d'Italia presenta emendamenti e l'abbiamo detto in tutte le sedi, nella Commissione, in Aula, che questo provvedimento avrebbe portato tantissimi problemi, sia a livello economico, sia a livello di occupazione, ma le nostre parole sono sempre cadute nel vuoto. Era evidente che, ricordo, siamo l'unico paese al mondo che ha messo un tale limite per chi lavora e che soprattutto non c'entra niente. Questa non è una misura sanitaria, questa è una misura politica che sta portando a veri disastri. Quindi molto bene che oggi se ne prenda atto e siamo contenti, però l'attività del governo e l'attività della maggioranza che sostiene questo governo ha sempre votato contro qualsiasi nostro emendamento che era volto a mettere fine a questa discriminazione. Continueremo nella nostra battaglia, ma mi sembra che ormai i tempi siano scaduti e che oltretutto gli italiani capiscano l'assurdo, perché sino a 49 anni puoi andare a lavorare senza il Super Green Pass e da 50 anni in su non lo puoi fare, senza sottolineare anche tutte le procedure che sono state messe sul lavoro a casa e sullo smart working. Per cui vorremmo che questo rimanesse agli atti. Grazie Presidente. La ringrazio.